Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi parte il primo episodio di questo format dove vado a commentare le vostre fotografie. Mi ha mandato Gianluca ieri sera queste due fotografie che ora adesso le vado a commentare. Quindi il primo episodio di questo format. Chi non mi conosce, sono Dino di Foto e Video, sono un grandissimo amatore di fotografia. E in questo canale mi occupo soprattutto di fase di scatto, post produzione, video recensioni e prove di attrezzatura. Se ti piace questo mondo, mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanella così non ti perdi i miei prossimi video. Adesso partiamo con la prima fotografia di oggi. Allora. Eccola qui, io qui c'ho già la foto. Allora, Gianluca, complimenti per la composizione perché mi piace tantissimo, però mi sembra di vedere leggermente un po' sfogato il campanile, quindi hai usato sicuramente, non hai usato il cavalletto, però il consiglio che ti do è quando fai queste composizioni così per, diciamo, vederli meglio e cercare di fare lo scatto nel modo migliore, usa il cavalletto. L'avrei curata leggermente di più a livello compositivo e perfetta, però nello scatto sicuramente avrei gestito di me meglio la situazione, perché senza cavalletto vedo questo campanile leggermente poco ma poco sfogato. Però un'altra cosa che avrei fatto se avessi scattato io oppure in post produzione, avrei tolto queste rame che si vedono, che onestamente non tanto mi piace. E poi questo mezzo archetto che si vede qui sulla parete, anche quello l'avrei sinceramente in post produzione levato. Poi come composizione hai messo poca roba, ma buona, veramente mi piace. A livello compositivo, a livello proprio inquadratura, all'interno di questo frame è messo veramente bella, bella questa composizione. Io avrei solamente avrei curato di più nella fase di scatto, perché vedo appunto questo campanile un po' sfocato. Poi la vedo anche abbastanza dritta, quindi la composizione sì. Mi piace anche questa cupola che si vede così soltanto la cima. Io quello che avrei fatto se l'avessi scattata io in post produzione avrei levato questo verde in basso che qui non mi piace. Diciamo che nella fotografia non tanto, diciamo, è onestamente un pochettino, però sono scelte personali, magari secondo la tua inquadratura e la tua ottica non ti piace così e l'hai lasciato. E comunque mi piace questa composizione. Complimenti, bravo. Adesso passiamo nella seconda fotografia che mi hai mandato. E anche questo è bellissimo, una bellissima composizione. E vedo questo quadro qui in cima a questa parete. Così è una Madonna con un bambino. E mi piace tantissimo. Mi piace anche a livello questo arco che c'è sopra con questi mattoni e questo verde, per dire che si vede che mi piace. Questo hai fatto bene a non levarlo perché non l'avrei levato nemmeno io in vostra posizione. Poi questi piccioni hai fatto bene a lasciarli perché ci stanno bene. E diciamo di questa composizione mi piace, diciamo, tutta, perché all'interno proprio di questa inquadratura hai messo veramente l'essenziale. Bravo, davvero mi piace questo tipo di fotografia, questa inquadratura. Mi piace anche la luce, come si vede questo sole che taglia a metà di questa parte dove si vede questa finestra. E dentro l'inquadratura proprio fa la sua parte. Mi piace tantissimo anche questa strada dove si vedono queste pietre con questa porta qui, che si vede questo taglio di luce che illumina questa porta.
Quindi sì, mi piace questa composizione, Gianluca. Complimenti. Forse è leggermente sottoesposta, ma di poca roba. E io diciamo che in post-produzione l'avrei un pochettino aumentata di un quarto di stop la composizione. Però va bene anche così. Però diciamo se l'avrei fatta io avrei leggermente aumentato in post-produzione di mezzo stop, dove almeno questo arco veniva più, risaltava un coccino di più. Però complimenti veramente per le due fotografie, anche quella di prima, questo campanile mi piace tantissimo, l'ho detto, è soltanto che nella fase di scatto dovevi curarlo di più, però devi usare il cavalletto perché la vedo leggermente sfocata. Poi è perfetta, mi piace come composizione, sia tutte e due veramente complimenti. Poi vedo che è anche diritta questa, non so se qui e se nella stessa zona, però non so se mi dà l'idea che tu hai usato il cavalletto oppure l'hai fatta a mano libera, però non è sfocata. Quindi complimenti per tutte e due le fotografie, Gianluca. Voleva prendere una parentesi, come l'altro giorno avevo detto, non mandatemi un portafoglio fotografico, magari vi siete un pochettino allarmati. Comunque, se avete delle fotografie, una serie di fotografie, cioè, potete mandarmelo uguale. Ora non vado, magari sono 50-60 foto, mi mettete in difficoltà. Ma se è un portafoglio di 10 fotografie, 12, 13, potete mandarmelo uguale perché va bene lo stesso. Volevo dirvi questo perché magari qualcuno ha un portafoglio piccolino e se me lo vuole mandare, lo può mandare tranquillamente. Ok, quindi tornando nelle nostre fotografie, Gianluca, io ti dico che hai fatto un bellissimo lavoro, una post-produzione perfetta, avrei leggermente alzato l'esposizione qui in questo arco, però sono gusti, magari te l'hai vista più così, hai fatto bene a lasciarla così. Se l'avevi, diciamo, fatta io a livello post-produzione, avrei leggermente alzato di mezzo stop. E quindi va bene, io ti dico che mi piacciono sia la prima che la seconda fotografia. Complimenti, continua così. E questa è veramente una fotografia. Questo campanile mi piace tantissimo. Però ti posso dire che in questa foto, la seconda fotografia, è veramente. Mi piace tantissimo questo arco, veramente complimenti perché è bello veramente, non so dove il posto, però mi piace perché qui si risale a, non ti dico a meno su per giù, come posso, secondo me siamo 60-70 anni di parete, questa, forse anche di più, si usava diciamo in quegli anni 60, anni 50, perché la vedo abbastanza molto vecchia, anche queste cornici che c'è laterale della parete, quindi sì, anni 50, anni 60, credo, forse anche di più, perché forse anche di più, rettifico gli anni, qui si risale agli anni 40, anni 30, perché questo tipo di cornice li facevano anche tempi lì. Quindi complimenti per questa inquadratura, complimenti per questo posto perché non ho visto dove l'hai scattato, quindi complimenti Gianluca, ok? Io ti ringrazio, concludo qui la puntata, questa è la prima puntata, quindi mandatemi delle fotografie che io diciamo li vado a commentare. Quindi ti ringrazio per essere il primo di questo format e alla prossima. Da Dino Foto e Video, vi saluto e alla prossima puntata. Ciao!